abbracciano ancora per voi i Suburban Grill. C'era una volta il sogno americano, grandezza e avanguardia in ogni cosa, dalla tecnologia alla mentalità, passando per la cucina. Il barbecue americano è sempre stato ispirazione per noi griller europei, ma oggi, con l'era di internet, le distanze si sono accorciate notevolmente. Infatti oggi prodotti e tecniche d'oltreoceano sono ormai alla portata di tutti. Infatti oggi a Grigliate Urbane sperimentiamo uno dei tre pilastri della cucina barbecue all'americana, il pulled pork, che insieme a brisket e costine rappresenta una delle ricette più ambite e allo stesso tempo discusse da tutti i griller del mondo. Il motivo? Molto semplice, non solo è una ricetta molto gustosa da preparare, ma racchiude in sé tutte le tecniche della cucina al barbecue. Infatti la preparazione del pulled pork prevede una fase di injection con un preparato liquido, la marinatura a secco, la affumicatura a bassa temperatura con legno dolce, la cottura in foil, la fase di rest per far riassorbire i liquidi ed infine il tanto ambito pullaggio che noi realizzeremo con questo artiglio che sicuramente desterà la vostra curiosità. Per un piatto così importante ci siamo affidati a due partner d'eccellenza. Bene Coon, che con i suoi rub ci dà garanzia di un gusto unico, e Antiche Carbonaie, i produttori di un eccezionale carbone biologico che ha prestazioni nettamente superiori ai più blasonati brichetti commerciali, supporto ideali per cotture lunghe come questa. Vi assicuriamo che resterete sorpresi. Buona visione! Prendiamo un pezzo di coppa di maiale da 3 kg. La ricetta originale prevede l'utilizzo del Boston Butt, un taglio particolare americano che mette insieme coppa e spalla, ma qui è un po' difficile da trovare. Iniziamo a lavorare questo bel pezzo di carne, rimuovendo con un coltello il grasso in eccesso. Dopo averlo ripulito lo inseriamo in una teglia che ci servirà per la preparazione e per la cottura successiva. A parte abbiamo preparato la soluzione per l'injection a base di 60% di brodo di manzo, 20% di vino bianco, 15% di aceto di mele e 5% di salsa di soia. Per la quantità in genere si calcola il 10% del peso della carne, quindi nel nostro caso utilizzeremo 300 ml di injection. La iniettiamo con una siringa da cucina. Cerchiamo di fare numerose iniezioni con piccole quantità di liquido. E copriamo tutta la superficie della coppa ruotando l'ago a 360 gradi per avere una diffusione omogenea. Vogliamo realizzare qualcosa di davvero importante e come al solito ci dà una mano il nostro partner Venecu, che ci fa provare una prelibatezza mai gustata prima, la salsa barbecue smoky blueberry a base di mirtillo. È una salsa davvero eccezionale. Il suo mix di mirtilli neri e pomodoro offre un fantastico equilibrio tra dolce e speziato, acido e salato. Ed ha anche una spinta nota di affumicatura che si sente già al profumo. Quindi, come facciamo sempre, pennello da cucina alla mano e copriamo interamente il pezzo di carne su ogni lato. E ora è la volta del rub.
C'è qualcosa di meglio del Magic Dust di Venekù? È il rub universale la cui magica ricetta fu inventata dal leggendario pitmaster dell'Illinois Mike Mills The Legend. Uno straordinario mix di spezie naturali a base di paprika dolce, sale, zucchero integrale di canna, senape, aglio, cumino di Malta, pepe nero e peperoncino. E con il comodo dosatore fornito da Venekù riusciamo agevolmente a coprire tutto il pezzo di carne senza sprechi. Completata la nostra marinatura, copriamo la teglia con del cellophane e lasciamo riposare il tutto in frigo almeno per 8 ore. Il giorno dopo prepariamo il nostro barbecue urbano. Non vediamo l'ora di mettere a dura prova il carbone del nostro partner, Antiche Carbonaie. Lo abbiamo già provato con un piatto semplice, ma questa volta la preparazione è davvero impegnativa. Dopo aver disposto la base di carbone, vi inseriamo delle chips di legno per affumicatura. Utilizziamo una miscela di legno di alberi da frutta, quindi molto dolce. Prima di inserire le chips le bagniamo, altrimenti si bruciano senza cacciare fumo. Le accendiamo e attendiamo che il carbone faccia il suo dovere. Per la cottura abbiamo inserito una piastra refrattaria più piccola della superficie della griglia. In questo modo proteggiamo la carne dalla cottura diretta sulla brace e lasciamo lateralmente lo spazio per il passaggio del fumo. Nel frattempo abbiamo rimosso la teglia dal frigo e l'abbiamo fatta ambientare per circa mezz'ora. Il fumo è ormai diventato denso e profumato, quindi procediamo ad inserire la coppa nel barbecue urbano. La inseriamo su una griglietta metallica che la terrà sollevata di circa 3-4 centimetri. In questo modo il fumo sarà libero di avvolgerla completamente. Inseriamo la nostra sonda di temperatura. Infatti, l'obiettivo per questa prima fase di affumicatura è raggiungere i 55 gradi al cuore. Chiudiamo il portello e diamo un'occhiata alla brace. È davvero sorprendente. Si stabilizza in pochissimo tempo e basta semplicemente dosarne la quantità giusta per ottenere la durata desiderata anche con preparazioni lunghe come queste. Per mantenere l'umidità spruzziamo ogni mezz'ora la soluzione che abbiamo utilizzato per l'injection, fino al raggiungimento del primo obiettivo che avviene dopo 4 ore. Quindi rimuoviamo la carne dal barbecue e ci prepariamo alla seconda fase, la cottura in foil. Fino ad ora abbiamo ottenuto un barque da manuale, scuro, croccante e profumato. Nella teglia versiamo altri 300 ml della soluzione utilizzata per l'injection. Togliamo un attimo la nostra sonda. Ricopriamo la teglia con un doppio strato di carta argentata e reinseriamo la sonda di temperatura. Questa volta infatti vogliamo raggiungere i 93 gradi al cuore. Questa è infatti la temperatura in cui si scioglieranno grassi e cartilagini e la carne perderà tutta la sua tenacia. E questo succede dopo 4 ore a 150 gradi. Ma cosa avremo ottenuto? Cosa sarà successo a questa temperatura? Semplice, la carne diventa talmente morbida da potersi sfilacciare con le mani. O come si dice in gergo, pullare. Cosa a cui ambisce ogni griller che si appresta a preparare il pulled pork. E noi non siamo da meno.
Infatti, dopo aver atteso una interminabile mezz'ora per far ridistribuire i liquidi, scopriamo questa meraviglia alla vista e al profumo. E ovviamente non resistiamo alla tentazione di affondare il dito. Come vedete, l'esperimento è riuscito alla perfezione, quindi possiamo procedere a pullare. Per quanto la carne è morbida, potremmo farlo addirittura con le mani, ma noi preferiamo utilizzare questi simpatici arnesi creati appositamente per il pulled pork. Procediamo a pullare e rigirare la carne in modo che, man mano che si sfilaccia, possa riassorbirsi tutto il sugo presente nella teglia. Questa carne può essere gustata in diversi modi, ma noi vogliamo prepararla secondo quello più diffuso, ovvero come condimento di un delizioso panino. Tagliamo quindi il pane in due parti uguali e vi spalmiamo la nostra salsa barbecue al mirtillo. Infatti questa deliziosa salsa di Venecu è una prelibatezza sia cotta che a crudo. Ed essendo stata utilizzata per la preparazione della carne, ne esalterà sicuramente il gusto. Procediamo quindi ad inserire un'abbondante dose di pulled pork. E con l'acquolina in bocca per il profumo sprigionato, completiamo il panino con una fetta di pomodoro fresco e un po' di insalata mista tagliata fine. Quindi richiudiamo il nostro panino e omaggiamo le origini di questa ricetta. Ideale per essere servita a feste con un gran numero di invitati o per essere condivisa con pochi eletti. Ma in ogni caso, garanzia di assoluto successo. E buon appetito dai Sudurban Grill! Chili di coppa di maiale, salsa Venecu Barbecue Smoky Blueberry al mirtillo, 600 ml di injection, Rub Venecu Magic Dust.